Alla presenza delle autorità civili e militari e di un folto pubblico è stata inaugurata ieri presso l'ex stabilimento Florio di Favignana la mostra Scoprire la luce della libertà, organizzata dal Comune in collaborazione con l'associazione Heart and Prison di Berlino, la Fondazione Severino e il Centro Studi Romano Guardini nell'ambito della manifestazione I colori della libertà. In esposizione 120 quadri, disegni e sculture realizzati da detenuti di 30 paesi. Un evento significativo nell'unica tra le isole carceri italiane rimasta con un penitenziario attivo. Per questo il carcere di Favignana fa parte della storia e dell'identità della nostra isola. Questa mostra offerta alle migliaia di visitatori che sceglieranno le Egadi nel periodo estivo, oltre che una scelta culturale, è anche la riaffermazione di un impegno sociale e civile. Alle Egadi, all'interno dell'ex stabilimento Florio, un'occasione straordinaria, un momento di riflessione attraverso le opere d'arte che sono state prodotte da detenuti di tutto il mondo. È fondamentale questo momento per tutta la comunità, sia per chi sta fuori da queste realtà carcerarie che per chi sta dentro. Presente all'inaugurazione l'ex ministro della Giustizia Paola Severino, presidente della Fondazione Severino, che nel corso del suo intervento ha sottolineato l'importanza del recupero dei detenuti. Lo scopo di questa iniziativa è di dimostrare a chi è fuori che chi è dentro ha un'anima, ha un cuore, e di dimostrare a chi è dentro che si può uscire dalle proprie sbarre anche con l'immaginazione, con la pittura, con l'arte. È quello che la mia fondazione ha iniziato a fare qualche anno fa, stimolare nella vita del carcere il pensiero dell'arte, dell'arte come liberazione mentale. E poi di preparare al momento della libertà, perché un detenuto non è detenuto per sempre, è un detenuto che va rieducato, va recuperato. E se ci guardiamo intorno, noi vediamo quale sia la sofferenza, la rappresentazione che i detenuti danno della loro sofferenza, ma anche dello spirito dell'essere fuori. Io ho di fronte a me un dipinto bellissimo che rappresenta un uccello coloratissimo con le ali, il volare fuori. Noi aiutiamo i detenuti a volare fuori, stando dentro, espiando la loro pena, comprendendo il valore della rieducazione, ma li prepariamo anche all'uscita, al lavoro, perché i momenti rieducativi nel carcere devono servire poi all'uscita dal carcere, alla soluzione del problema del carcere. Tutto questo produce un risultato utilissimo per la società, un abbattimento della recidiva che passa dal 60-70% al 2%. Quindi questo è un messaggio che noi rivolgiamo anche a chi sta fuori, aiutare chi è nel carcere a rieducare le persone, a scontare la propria pena, preparandosi all'uscita, preparandosi al lavoro, vuol dire anche aiutare la nostra società, chi è fuori, perché la non ricaduta nel reato rappresenta poi lo scopo finale delle nostre iniziative.